Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Oggi vado a Torino tra un po', quindi cercherò di non dilungarmi troppo in questa analisi che so che voi apprezzate molto, quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di seguirmi su TikTok e per chi vuole c'è il tasto grazie, dato che so che l'apprezzate l'analisi. Ogni tanto un ringraziamento, un supporto fa sempre piacere. Detto questo, ho visto che qualcuno mi ha scritto, siccome ieri era allo stadio, ma non è detto che andavi a vederla al bar? Probabilmente mi sono spiegato male, ma io andrò al bar Corso Genova 15, bar La Stuzzicheria, a vedere il derby solo per milanisti, solo per milanisti. Gli interisti non sono ammessi non nel bar, neanche nella cerchia dei navigli, ma neanche nell'area B, cioè proprio non li voglio proprio vedere. Quindi sappiate, solo per milanisti, ci sono pochi posti a sedere, però chi vuole venire o mi scrive o comunque ci trova là. Io sarò col tavolo in prima fila, ovviamente. Fatemi sapere. Parliamo di ieri, parliamo di Milan-Lazio. Lo so che siete tutti arrabbiati e con Pioli per il discorso Leao. Io pure. Chi era ieri allo stadio con me, ho incontrato qualcuno che mi ha salutato. Chi era ieri allo stadio con me lo sa che quando Leao si è fermato sono partiti una serie di insulti verso Pioli che mi dovevano tenere proprio. Mi dovevano tenere perché non me ne frega assolutamente niente di aver vinto 2-0 con la Lazio se poi Leao non mi gioca al derby, perché la nostra vita è il derby, sia chiaro. Però analizziamo la partita di ieri al di là di Leao e non mi venire a dire giochiamo bene anche senza Leao. Vai a fare altre cose, perché è il giocatore più forte della Serie A, è il nostro miglior giocatore e fare un derby se fai esempio senza mi fa parecchio girare. Però non mettiamo le mani avanti, magari si è fermato prima, vediamo poi cosa succede, cosa ci dicono. Parliamo della partita di ieri. Intanto con Salemaker sicuramente siamo stati molto più quadrati e molto più equilibrati, perché Salemaker copre da una mano, aiuta, e quindi la squadra è più quadrata quando c'è Salemaker. Questo sicuramente sì, ma eravamo quadrati già prima. Ieri, a parte che ho visto veramente un poca Lazio, ma poca poca, probabilmente per merito nostro, per come abbiamo giocato noi, ma anche loro ho visto veramente poca roba da parte loro. Cioè, Milinkovic-Savic inesistente. Immobile, vabbè, non ha toccato una biglia. No, non che mi aspetto cose diverse da Immobile, nel senso che Immobile, se tu lo metti nelle condizioni, è un gran bomber. Se tu non lo metti nelle condizioni, è come in nazionale, cioè non tocca una biglia, come quando gioca in nazionale. Sai, quando alzi l'asticella, Immobile è così. Però un Milan quadrato, un Milan che è entrato da subito per vincere la partita, è un Milan che ha creato, ha pressato, ha giocato ordinato, ha mantenuto il controllo della partita. Cioè, ieri ragazzi è stata una partita senza discussione, senza discussione. Ovviamente il derby sarà un'altra cosa. Quindi ieri molto bene tutti, molto bene tutti, tutti quelli che hanno giocato hanno fatto bene. Teo, come vi dico sempre, quando riposa e gioca è un giocatore totale, è un giocatore totale. Con l'Inter, guarda caso, noi non riusciamo mai a giocare con i titolari. Cioè, guarda, mi dicono, noi vi abbiamo battuto, abbiamo fatto qua, abbiamo fatto là, ma noi con la formazione titolare, con l'Inter, non riusciamo mai a giocare. O ci manca Maignan e ci tocca giocare con Tatarusano. E una volta ci buttano fuori Teo, che c'era fallo per noi, ci buttano fuori Teo e non giochiamo con Teo. E mo vediamo se c'è Leao. Oh, con i titolari non riusciamo mai a affrontarli quelli là, eh. Porca miseria. Vabbè, vediamo se riusciamo mercoledì, vediamo Leao come sta. Speriamo. E quindi ragazzi, per quanto riguarda la partita di ieri, preparata benissimo da Pioli, partita stravinta. Io, come tanti altri, avrei preferito vincere con la Cremonese e far riposare ieri i titolari. Però
c'è da dire che anche l'Inter ha fatto giocare il titolare, cioè tolte le due punte che le fa girare, perché c'ha quattro punte, le fa girare, gli altri erano i titolari, cioè hanno giocato Darmian, ha giocato Bastoni, ha giocato Acerbi, ha giocato Dumfries, ha giocato Di Marco, ha giocato Çalhanoğlu, ha giocato Brozovic e ha giocato Barella. L'unico che si è riposato è Mkhitaryan, che giocherà sicuramente il derby e che mi preoccupa molto, perché è fortissimo per me Mkhitaryan. Quindi è vero che Pioli ha fatto questa scelta, ma non è l'unico che ha fatto questa scelta. Voi sapete meglio di me che in qualunque posto di lavoro, compreso l'allenatore di calcio, dall'alto arrivano delle imposizioni, e il quarto posto è un'imposizione che ti dà la società. Sarebbe stato meglio a livello di punti comunque, sì, però purtroppo questo è. Quanto c'è di Pioli, quanto c'è della società non lo sappiamo, però vedo che anche le altre hanno fatto così, cioè anche la Roma ha messo quelli che aveva possibili, anzi Mourinho qualcuno l'ha fatto girare, la Juve penso che farà uguale, ma secondo me la squalificano, secondo me non farà le coppe la Juve. Vediamo, ancora abbiamo quattro partite, vediamo cosa succede, per ora pensiamo al derby. Andiamo, oggi analisi veloce ragazzi, una partita dominata, preparata benissimo dall'allenatore, e c'è poco da dire, ha funzionato tutto, quindi non l'abbiamo mai rischiato, penso che non ha fatto neanche un tiro in porta, quindi bene così. Andiamo con i voti abbastanza velocemente. Maignan 6, senza voto. Cos'è gli vuoi dare a Maignan? Non ha fatto una parata, ha fatto più riscaldamento che altro, poi mi fa morire che fa riscaldamento tutta la partita Maignan, non sta fermo mai, è sempre sul pezzo, è un portiere veramente particolare, idolo vero. A destra Calabria 5,5. No, ecco, se vogliamo trovare una pecca, ha sbagliato 2-3 passaggi, si è fatto un paio di volte sorprendere da Zaccagni, che è riuscito a metterla in mezzo nonostante Zaccagni non stesse benissimo, si è preso un giallo. Non mi è piaciuto tantissimo ieri il capitano, se devo essere sincero. Aveva giocato anche tutta la partita con la Cremonese, secondo me l'avrebbe tolto anche senza il cartellino giallo, se proprio te la devo dire tutta. Mi raccomando, perché mercoledì c'è Di Marco, che è uno che lì fa male se lo fai crossare, se lo fai entrare, è uno che si infila, quindi occhio, perché mercoledì c'è Di Marco. Ciccio, non ci vanno a ciccio. Calabria 5,5. I centrali, Kier 6,5, partita gestita, senza paura, giochiamo, lanciamo, facciamo. Anche lui gli ha fatto fare un tempo, sapete che Kier non deve mai esagerare col minutaggio, c'ha un'età, però ogni volta che c'è la sicurezza, ragazzi, ogni volta che c'è la sicurezza, non lo so per quanti anni ancora lo avremo, penso ancora l'anno prossimo, ma non so per quanti anni lo avremo ancora con noi, spero tanti. Tomori, allora gli do 6,5 perché non abbiamo mai rischiato nulla e perché quando l'uomo lo punta non, difficilmente si fa saltare Tomori, però almeno o fa la cappella lui o difficilmente si fa saltare, no? Però con la palla non mi sta piacendo tanto in questo periodo, ho sempre un po' di paura quando la palla passa da Tomori, e il che non mi fa star bene. Detto questo, l'alternativa a Tomori chi è? In teoria dovrebbe essere Ciao, che gioca lì a sinistra. Ieri invece ha giocato a destra Ciao, adesso ne parliamo. E Malik mi sta piacendo, quindi la verità è che avere, allora, questa la vado a prendere Letizia, la verità è che avere Kier e Ciao insieme, secondo me sei un po' lento come giocatori. È anche vero che Lautaro e Dzeko non sono dei velocisti, quindi contro l'Inter non lo farà Pioli, perché non lo farà, ma una coppia Kier Ciao non ti dico che mi fa più affidamento di Kier Tomori, ma forse sì, perché Ciao ti garantisce anche le palle aeree sui calci d'angoli, e
Mercoledì, fidatevi di me, saranno fondamentali i calci piazzati. Fondamentali, ragazzi. Cambiano una stagione. Quindi io spero e mi auguro che Pioli, a differenza di tutte le altre volte, prepari qualcosa di speciale, di particolare sui calci piazzati per l'Inter. Qualcosa da sorprenderli. Non qualcosa che ci fa prendere contropiede gol, eh. Qualcosa di diverso che non abbiamo mai fatto fino ad oggi, perché nelle partite importanti come le semifinali di Champions, come le finali eccetera, devi avere il jolly da poterti giocare il jolly. Quindi segnatevelo questo, calci piazzati, occhio. E poi sarà fondamentale anche l'arbitraggio, perché sarà una partita folle. Ieri ho visto Roma-Inter, ragazzi, una corrida. Non era una partita, era una corrida. E vi dico la verità, io, sapete che ovviamente tifavo Roma, ovviamente per me l'Inter deve perdere sempre. Ma ieri ma erano insopportabili. Cioè, con tutto il rispetto, ma è insopportabile. Cioè, parlano ogni minuto della partita e protestano a caso, senza nessun motivo valido, a caso, per tutta la partita. Cioè, ieri tifavo per loro, ma mi hanno dato fastidio pure a me. Cioè, veramente insopportabili. E quello è Mourinho style, per quelli gli amanti del triplete. Quelli eravate voi. Quelli che ieri avete visto della Roma, eravate voi uguali. Uguali, insopportabili. Perché quello è un po' lo stile Conte, eh? Cioè, quello è un po' lo stile, no? Di corrida. Infatti, spero che mercoledì non ci sia una corrida, perché noi quando c'è la corrida finisce sempre male, no? Noi quando c'è la corrida la prendiamo sempre in quel posto. Quindi spero che si giochi a calcio e non si faccia corrida. Ma una semifinale derby sarà dura. Vediamo. Lo so che dovrei parlarvi della Lazio, invece continuo a parlarvi del derby, però ragazzi, stiamo pensando tutti a quello. Andiamo avanti coi voti. Teo 8. Ragazzi, io ve lo dico da tantissimo tempo che è il più forte d'Europa, se non del mondo. E a me fa impazzire Teo. Cioè, Teo quando sta bene, che è riposato e gioca, per me non ha paragoni. Voi ditemi quello che volete, andate a prendere i terzini che volete in Inghilterra, ma uno come Teo, con quella precisione di tiro. Cioè, Teo quando tira forte, bello, preciso. Velocità, velocissimo. Fisico, perché Teo non lo sposti mai. Prende i falli, furbo, malizioso, non lo salti mai. Ma ragazzi, dribbling, cioè, c'ha tutto. Ditemi cosa gli manca a Teo. E no, non sa difendere, il cazzo. Ha sempre saputo difendere, però la gente non l'ha mai capito. Poi adesso è migliorato anche tatticamente, eccetera, le posizioni. Ragazzi, Teo c'ha tutto. 8. Tonali 7 e mezzo, mi è piaciuto tantissimo. Ieri ha corso dappertutto, copriva. Il centrocampo Krunic Tonali è un centrocampo che magari costruisce un po' meno, cioè non ha la costruzione di Bennacer, ovviamente. Però ti danno una copertura, una linea di passaggio importante, molto importante. Poi Tonali recupera per tutti, ma anche Rade. Ieri do 7 e mezzo anche a Krunic. Ti si mette sempre al posto giusto, aiuta tutti i compagni. Ragazzi, no, devo andare di là. Aiuta tutti i compagni, viene a fare lo scarico ogni volta quando noi giriamo con la palla. Lui viene, è sempre lui quello che viene centrale per dare lo scarico. È sempre Krunic. Cioè, proprio tatticamente ha un'intelligenza superiore il Krunic. Ma non c'è niente da fare. E poi tranquillo quando ha la palla. Cioè, non è mai uno agitato o con paura. Quando ha la palla lui, nonostante abbia 2-3 uomini addosso, lui è sempre tranquillo. Poi è un po' lento, perché è un po' lento. Poi è tranquillo. Non è che dice uno che sbaglia, che... No, è tranquillo, fa il suo. 7 e mezzo entrambi. A destra Messias 7. Mi è piaciuto molto ieri Messias. Prendeva palla, puntava, saltava l'uomo diverse volte, è andato via ed è stato pericoloso. Non ha trovato il gol, o meglio l'aveva trovato ma era in fuorigioco, mi pare, o gli aveva fischiato fallo. Comunque
non è andato sul tabellino dei marcatori, però mi è piaciuto ieri Messias. Infatti, cioè il Messias di ieri e il Diaz dell'ultimo periodo, non lo so chi farei giocare al derby, eh. Adesso penso che giocherà Diaz, perché giocherà Diaz. Però Messias mi è piaciuto, sicuramente entrerà. Oggi la scelta è difficile, perché io do 7 anche a Salemaker, che è entrato molto bene, adesso ne parliamo. Cioè tra Salemaker, Messias e Diaz, oggi è veramente una battaglia scegliere chi mettere, perché secondo me con qualche caratteristica diversa, ma tutti e tre ti possono dare qualcosa di importante. Quindi vediamo le scelte che farà Pioli. Penso che giocherà Diaz, e se ce la fa Leao, Leao, se no metterà Salemaker da, da quella parte là. Salemaker, ragazzi, io ve lo dico da tantissimo tempo, chi mi segue lo sa, anche quando tantissimi l'hanno criticato, anche la prima volta che l'ho visto, io la prima volta che l'ho visto a San Siro, Salemaker, c'è un mio video, adesso vai a vedere qual era, dove io dico, ragazzi, io ho visto Salemaker, ma quello c'ha i piedi veloci, è veloce, cioè c'ha tecnica in velocità. Ve l'ho detto subito, la prima volta che l'ho visto a San Siro, me lo ricordo ancora. E poi, è da tanto tempo che io vi dico che lui manca solo di fare il gol e l'assist decisivo, ma tutto il resto ce l'ha, e che la biglia non te la fa mai vedere. C'ha veramente un repertorio vasto, tecnicamente fortissimo Salemaker. Io ve l'ho detto già e continuo a rimanere di questa idea. Poi nel calcio bisogna fare gol, se sei un esterno d'attacco bisogna fare o gol o assist, se no rimani fino a te stesso, fine a te stesso, e non servi. Comunque anche ieri è entrato molto bene, e a differenza di Leao, Salemaker ti dà un grandissimo equilibrio, perché torna, aiuta, raddoppia, cioè un'altra cosa. A livello, quando hanno la palla gli avversari, sarebbe da avere Salemaker quando hanno la palla gli avversari e Leao quando poi c'è la palla a te. Purtroppo non si può avere tutto dalla vita. Leao però potrebbe fare quel lavoro che fa Salemaker, perché c'ha 20 anni, la corsa ce l'ha Salemaker, ce l'ha pure Leao, solo che è così che ci vogliamo fare, speriamo di averlo al derby. Benasser, ovviamente 7, gran gol che sblocca la partita. Il Milan quando sblocca la partita è un Milan diverso, lo sappiamo. Tra l'altro va lui a pressare e a prendersi quella palla prima di metterla dentro con l'assist di Giroud. Non mi fa impazzire in quel ruolo, devo essere sincero. Poi Benasser va bene dappertutto, a noi serve avere lì un centrocampista perché ti dà una copertura diversa, un equilibrio diverso. L'abbiamo visto tutto quest'anno a bestemmiare. No Diaz lì, no De Ketelaere, serve un centrocampista. Quando abbiamo lì un centrocampista è diverso. Il Milan è più quadrato. C'è poco da fare. Poi sarebbe meglio averne un altro, un Milinkovic-Savic della situazione, ma bastava anche che sì, in realtà. E anche lo stesso Çalhanoğlu, che non è questo gran giocatore, però è quel giocatore che serve in quel ruolo. E invece giochiamo con Benasser, che pian piano si sta adattando. Anche lui non fa impazzire giocare là, perché è un lavoro di grande sacrificio stare lì, eh? Non credete che sia un divertimento. Però si adatta, lo fa bene, ieri 7 sicuramente. Giroud 6,5. 6,5 a Giroud. Leao l'ho già detto, solo bestemmie. Salemaker l'ho detto. Giroud 6,5. Non sta bene, ragazzi, Giroud. Non sta bene, anche ieri a fine partita aveva tipo il ghiaccio sul polpaccio, sulla caviglia, sul tendine, chiamate dove volete, lì dietro al piede. E non sta benissimo. Non so perché Pioli l'ha fatto giocare anche ieri, io non l'avrei fatto giocare, avrei messo Rebic, Origi, 1-1-1-1, però anche non stando bene, ragazzi, le spizzate sono tutte sue. Ha un tempo, lui arriva sempre lui sulla palla, perché ha proprio il tempo per andare di testa, è il tempo che fa la differenza, il timing, e quindi la prende sempre lui, fa l'assist per il gol, protegge palla quando la deve proteggere, utilissimo, però se non sta bene, vediamo adesso al derby cosa farà. Con lo Spezia non dovrebbe giocare, vediamo al derby. Dalla panchina ho detto Salemaker, l'ho detto,
Kalulu è entrato bene, stavolta gli do 6,5, mi è piaciuto di più ieri rispetto al solito, che ultimamente non stava facendo benissimo. Ciao, 7. Ciao, gli do 7, ragazzi. Mi dà una tranquillità. È entrato, si è messo lì, mai un pericolo, con la palla nei piedi, vedo che va tranquillo. Quando deve giocare, gioca. Qualche volta che lancia, lancia. Di testa la prende sempre lui, stava andando anche a fare gol. Ma lì che è il miglior acquisto, forse l'unico di tutto il calciomercato di quest'estate. È entrato Rebic, gli do 6,5 perché secondo me è entrato bene. Gli hanno annullato il gol, si vedeva che era in fuorigioco, io l'ho visto subito. Però così deve entrare Rebic, così deve entrare. Ieri era anche una partita facile per entrare, quindi va bene, 6,5. E poi chi è entrato? La Salemaker, Kalulu, ciao Rebic. Chi è entrato? Rebic, Salemaker, Kalulu, ciao. Chi altro è entrato? Certo, non mi ricordo chi è entrato. Ah, Ballo, Billy Ballo è entrato, chiamato a gran voce. Billy Ballo, senza voto perché ha giocato 10 minuti. Chiamato a gran voce da me, perché quando ho visto Teo volare ho detto: oh, fai entrare Billy Ballo, non fare che si fa male Teo, ti prego, toglilo, metti Billy Ballo. È entrato, l'ho incitato per tutta la partita, in campo ancora di più riesce a vedere che oltre a essere tecnicamente un disastro, tatticamente è peggio. Cioè, se tecnicamente è un disastro, tatticamente è peggio, cioè è sempre fuori posizione, non sa dove andare, lo vedi lì un po' spaesato in mezzo al campo. Vado o non va? Devo pressare o non devo pressare? Accorcio a lui, cioè proprio. Cioè, mi fa morire Pellegatti, che cioè, solo perché si chiama Ballo Touré lo critica. Sarà il nome, sarà il nome. Non che è completamente un giocatore che non dovrebbe essere un giocatore, sarà il nome, Sarà proprio il nome Ballo Touré che dà fastidio, però. Ricordatevi che Ballo Touré è il nostro amuleto, perché lui è campione d'Italia, lui è campione d'Africa. E occhio, occhio, occhio ai campioni d'Europa. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci sentiamo alla prossima. Ciao belli, ciao.